Oggi vi mostro come fare una locandina per spettacoli teatrali o eventi completamente con l'intelligenza artificiale. Allora, chiaramente non stiamo parlando di poster di film, perché in quel caso si dovrebbero utilizzare dei posati oppure delle immagini prese direttamente dal girato. Noi faremo qualcosa di diverso, faremo delle immagini più concettuali e magari di semplici realizzazioni o sketch, emulazioni di sketch e di disegni che possiamo realizzare in autonomia invece di rivolgersi a professionisti. Questo ovviamente funziona in un contesto molto più indipendente, ovvero se siamo per esempio una compagnia di teatro liceale, abbiamo bisogno di fare una locandina concettuale visiva con degli schizzi, con dei disegni e nessuno del nostro gruppo sa disegnare, possiamo fare tutto con l'intelligenza artificiale, ovvero ChatGPT e Midjourney, niente di più. Ora vi mostro come. Allora, ipotizziamo di dover realizzare una locandina sull'Amleto, giusto? L'Amleto. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è avere ben chiara che tipo di scena vogliamo rappresentare nella locandina. Facciamo pure finta che io non ne sappia nulla. Scrivo a ChatGPT e le chiedo una scena cardine dell'Amleto. Io ce l'ho più o meno in testa, diciamo la scena 2 dell'atto quinto. Quindi ipotizziamo questa scena. In questa scena noi abbiamo Re Claudio che giace morto, poi abbiamo la madre di Amleto che è morta avvelenata con il vino che Claudio le aveva preparato per uccidere Amleto, e poi abbiamo Laerte in punto di morte, che è un'espressione di rimpianto dopo aver capito le conseguenze tragiche che ha avuto il suo duello con l'Amleto stesso, col protagonista. Chiedo a ChatGPT di crearmi un prompt per questa scena in modo da rappresentarmela visivamente. Quindi, innanzitutto dobbiamo avere ben chiaro lo stile. Quello che io voglio è una specie di disegno di acquerello con lo sfondo completamente nero, completamente scuro, le figure che sono ben in evidenza rispetto allo sfondo nero e tutta la situazione che vi ho descritto. Quindi solamente i personaggi in evidenza, ma il tutto con lo stile di acquerello oppure di pennellata. Non diamo descrizioni troppo precise perché poi Midjourney improvvisa particolarmente, quindi dobbiamo vedere quale tra queste opzioni è la migliore, secondo noi. Cerchiamo di ottenere il risultato che più si avvicina alla nostra idea, quindi vediamo un po' ChatGPT come è elaborato il nostro testo, e quando abbiamo trovato qualcosa che sembra funzionare, lo buttiamo dentro. Ricordiamoci però, lo sfondo nero o lo sfondo monocolore è importante per un motivo. Visto che noi stiamo realizzando una locandina più istituzionale, quindi magari siamo una compagnia di teatro indipendente, dovremmo inserire tantissimi nomi e tantissimi loghi, soprattutto di enti istituzionali. Ho avuto a che fare con eventi in piccoli comuni d'Italia e lì serve uno spazio bello grande, perché gli enti pubblici che partecipano a questo tipo di iniziative sono molti e tutti chiedono lo stesso spazio all'interno della locandina. Quindi è molto importante partire con questa premessa, riservare le giuste proporzioni in base a quello che noi andremo ad elaborare. Lo spazio è importante che sia sotto per i loghi e sopra per il titolo, ma per il titolo ci arriviamo. Ora, ho ottenuto il mio testo, sono soddisfatto, penso che possa rappresentare al meglio quello che io andrò a fare. Inserisco anche lo stile che voglio, lo stile, il tipo di disegno, altrimenti Midjourney finisce per farmi qualcosa di iperrealistico e non è questo il caso. Voglio qualcosa di concettuale e che faccia capire di che cosa stiamo parlando, quindi che faccia capire che si tratta dell'Amleto. E voilà, copio e incollo il testo ottenuto su ChatGPT su Midjourney. Ora, questo è l'effetto iperrealista che ho ottenuto non specificando il fatto che io volessi l'effetto acquerello. E ora, nessuna di queste è utilizzabile perché è praticamente la scena di un film. E se notate, in una di queste c'è, credo, il Re Claudio con due teste, perché ha mixato insieme Claudio e Laerte con Amleto giovane che con uno spadone gigantesco, neanche Final Fantasy, che dà le spalle ai due cadaveri. Quindi non è molto piacevole come cosa. Lo voglio più concettuale, quindi specifico che voglio il tutto in un 2D, 2D è importante, watercolor scene. Quindi fammi questa scena con uno stile di acquarello e mi raccomando, sfondo neutro. In questo caso io lo voglio nero per far risaltare i chiaroscuri. E voilà, questo è il risultato che ho ottenuto. Ricordiamoci che quando realizziamo il prompt per Midjourney mettiamo innanzitutto lo stile. Quindi 2D watercolor, descrizione della scena e successivamente qualche caratteristica aggiunta. Come per esempio in questo caso lo sfondo nero. Guardate queste.
Queste potrebbero essere tutte e quattro perfette per quello che voglio ottenere. Ne vado a selezionare una, quella che secondo me è la migliore, la seconda. La seconda perché, senza che io glielo chiedessi, ha realizzato una bella chiazza di sangue, che è un tema centrale della tragedia, sul suo mantello. Seleziono questa. Come vi ho detto, serve dello spazio. Spazio in alto e spazio in basso. Come fare per ottenerlo? Freccia in alto e mi aumenterà lo spazio. Io do per scontato che mi dia dello spazio nero, perché non ci sono altri elementi e non deve aggiungere nulla. E infatti abbiamo tutte e quattro le opzioni risultanti con uno spazio nero. Sono molto soddisfatto della cosa. Già così potrebbe bastarmi. Lo spazio sopra mi servirà per inserire il titolo. Ricordatevi questa cosa che è fondamentale. La possiamo realizzare o scrivendola direttamente a mano, oppure chiedendola a Midjourney, ma ci arriviamo dopo. Ora, seleziono la scelta migliore, in questo caso sono tutti sfondi neri, quindi è irrilevante. Prendiamo l'ultimo, che almeno ha un nero molto più compatto, e chiedo anche di aumentare lo spazio sotto. Sotto io mi auguro che mi faccia o degli elementi irrilevanti che posso tranquillamente mascherare, oppure anche qui posso aggiungere dello sfondo nero. Mi dà queste quattro opzioni e cacchio, sono quasi tutte perfette. Benissimo, tutto perfetto, però la scena è un po' troppo compatta. Come vedete, la testa di Laerte è proprio al limite dei bordi, quindi zoom out 1.5. Perché? Perché così almeno mi croppa l'immagine un po' indietro e allora c'è un pochino più di spazio nell'inquadratura. Voilà, fantastico, sono tutte e quattro perfette. Ha fatto tutto da solo, sono contentissimo del risultato, perché riesce a creare una certa atmosfera. E voilà, praticamente abbiamo già la nostra copertina. Abbiamo praticamente già finito. Però mi serve titolo. Per fare il titolo, allora chiedo, con lo stesso stile, per non cambiare tipografi sostanzialmente, chiedo con lo stesso stile la scritta Amleto, possibilmente di colore rosso, così si intona con il mantello. E questa è un'idea che mi è venuta grazie ai risultati dell'immagine. Quindi provo a legare il titolo con un elemento caratterizzante che mi ha fornito direttamente Midjourney. Guardate, gli ho chiesto Write Hamlet written in red watercolor with black background. Semplice, gli ho chiesto una scritta rossa della parola Amleto con uno sfondo nero, però watercolor, quindi per ottenere un bel effetto acquarello. Adesso, guardate qui, guardate il primo risultato. Se io isolassi il primo risultato, potrei tranquillamente già ottenere un banner pubblicitario in verticale, in 16 noni. Questa cosa è fantastica. Ecco, ricordatevi, quando scrivete il prompt, se fate spazio, trattino trattino, AR, tutto attaccato, spazio, e mettete l'aspect ratio che volete, quindi la risoluzione che volete, io in questo caso ho messo 16 noni, la otterrete direttamente come risultato finale, come output. Voilà, io credo che tra queste non ci ha proprio azzeccato questo Midjourney. Midjourney utilizziamolo per la typography, quindi per la scritta, quando ci sono parole brevi. Perché per fortuna questo è Amleto, ma comunque ha commesso un errore, ha fatto una stanghetta extra alla M, per quanto il risultato sia eccezionale. Ma noi lo utilizziamo perché andremo a correggere successivamente, tranquilli. Lo isolo, upscale, e voilà, guardate che figata. Io questa cosa qua allora la posso già isolare e la posso schiarire, mascherare, magari con un'altra applicazione. Innanzitutto la posso inserire sopra la copertina direttamente su un software gratuito come Canva. Però io sono un po' pignolo, vorrei che diventasse un tutt'uno, ecco. E per farlo dovrò cancellare a mano, anzi col dito, con un'applicazione per telefono chiamata PixArt. Su PixArt io andrò a posizionare la scritta nella parte superiore della locandina e qui inizierò un lavoro di mascheramento e di opacità. E in questo caso, fino a che la scritta non sembrerà un tutt'uno con la locandina, io dovrò continuare a mascherare tutti quegli elementi che determinano la fine dello spazio della foto. È un colore anche piuttosto brillante il rosso, quindi io posso permettermi di diminuire l'opacità. E voilà, abbiamo già ottenuto praticamente il risultato che volevamo. La copertina è quasi pronta. Se io vado su Canva e prendo dei preset con delle locandine già fatte, posso già avere la struttura per il testo che andrò a posizionare sotto la mia copertina. Con lo spazio per i loghi, eccetera, potrò personalizzarlo come voglio. Ma intanto io ho questa base. Ovviamente sto parlando di Canva, ma ci sono tantissimi altri software che possono permettere questa cosa. E soprattutto posso andare a scrivere a mano, quindi posso personalizzare
tutti gli elementi che andrò ad inserire con un qualunque software, anche con lo stesso PixArt. Io sto utilizzando questi perché sono quelli che io uso principalmente per tutte le mie attività di produzione di contenuti, ma scegliete voi quello che funziona meglio. L'importante è poter avere lo strumento gommino per poter cancellare e uniformare la scritta Amleto sulla copertina. Se io vado su uno strumento di correzione con intelligenza artificiale e per questo devo per forza utilizzare Canva, io andrò con il gommino a selezionare la stanghetta della M di troppo e la cancellerò. Tramite intelligenza artificiale ho eliminato degli elementi che in questo caso sono diventati completamente neri e uniformati allo sfondo. Il nostro poster è pronto. Dobbiamo solamente inserire il nome degli attori, i crediti e tutti i loghi istituzionali del caso. Ora, chiaramente, questa cosa qui non può sostituire una copertina realizzata da un essere umano. Per quanto il risultato sia eccezionale, lo si fa in realtà piccole, in realtà che non possono permettersi di pagare uno stipendio extra o di pagare un libro professionista. Quindi l'utilizzo che andrò a fare è per lavori piccoli. Se io avrò a che fare ovviamente con un Amleto che deve rispettare determinati parametri, che deve rispettare determinati aspect ratio, eccetera, mi rivolgerò naturalmente a dei professionisti che saranno in grado di realizzare questa cosa. E voilà, ho ottenuto un risultato altamente professionale utilizzando solamente due strumenti di intelligenza artificiale, al limite un terzo strumento che mi permette di fare un minimo di editing, soprattutto un'aggiunta di tipografia, di scritta, di loghi, eccetera. E ce ne sono, ripeto, tantissimi sul web e tantissimi sugli app store, quindi sbizzarritevi, siate creativi e non siate troppo esigenti con questo tipo di tecnologie, perché naturalmente hanno dei limiti, altrimenti avremmo la nostra media agency a disposizione su un PC gratuitamente e purtroppo il mondo non funziona così, ma in ogni caso i risultati sembrano eccellenti, eccellenti per quello che voglio fare, eccellenti per le piccole realtà, eccellenti per chi non ha risorse, ma se le risorse le avete, utilizzatele con dei professionisti, tipo me. Grazie mille, iscrivetevi al canale se vi piacciono contenuti di questo tipo e noi ci rivediamo a un prossimo video. Grazie mille, ciao a tutti!